Quando il mio Führer comanda, non c'è problema ammazzar. Tanto con la propaganda tutto tu puoi trasformar. Basta lodar la pazienza del macellaio che fu uomo davvero in coscienza a non macellarne di più. Nel pensare alla messa in scena della resistibile ascesa di Arturo Uy, ci sono state due dichiarazioni di Brecht che mi hanno particolarmente affascinato, incuriosito e guidato. La prima è che la resistibile ascesa di Arturo Uy è un tentativo di spiegare al mondo capitalistico l'ascesa di Hitler al potere. La seconda è che la tragedia, molto più spesso della commedia, prende alla leggera le sofferenze dell'umanità. È un progetto che mi ha subito coinvolto perché è un po' nella linea delle cose che faccio in questi anni, mescolarmi con delle realtà diverse, anche attoriali, attori giovani, testi che parlano del sociale, qualcosa che insomma sia utile. Ricatti, furti ed assassini, soprusi, sparatorie in piena strada, uomini che si recano al lavoro, cittadini pacifici che vanno in municipio per testimoniare, uccisi in pieno giorno. Da un lato l'Arturo Uy è per l'appunto un tentativo di capire quali sono i veri meccanismi che hanno portato all'ascesa del nazismo, ma non alla luce, come dire, di un'idea romantica di lotta per il potere, di istinto di potere, quanto in un'ottica strettamente materialistica marxiana di capire quali sono i meccanismi economici che hanno originato questo fenomeno. Sento odori d'affari. Un testo che era necessario fare. Le necessità di questo testo sono evidenti e non così banali come a prima vista possono sembrare. Quando noi la cosa che ci sta accadendo intorno la vediamo sotto un'altra luce, allora cominciamo a capire meglio che cosa sta succedendo a noi veramente oggi. E questo è per l'appunto un parlare per allegoria, che è il modo migliore per dire la verità.